Acquistando le versioni Advanced e Professional di Aruba Drive, hai la possibilità di mantenere i tuoi file sempre aggiornati sui tuoi dispositivi desktop, mobile e su Aruba Drive. Questo è possibile grazie all'integrazione di Nextcloud, un'app che ti garantisce di sincronizzare i tuoi file e le cartelle sia da desktop che da mobile, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci per organizzare al meglio le tue attività quotidiane. In questo video ti mostrerò come scaricare, installare e configurare Nextcloud. Per iniziare scarica l'app Nextcloud collegandoti all'indirizzo nextcloud.com/install. Scegli la versione corrispondente al sistema operativo da te in uso, Windows o macOS. Scarica il file di installazione. Una volta ultimato il download del file, avvialo con doppio clic. Installa l'applicazione seguendo la procedura guidata e attendi il completamento dell'installazione sul dispositivo. Clicca su Finish. Adesso puoi procedere con la configurazione di Nextcloud. Apri l'app e clicca su Accedi. Inserisci il nome del dominio associato ad Aruba Drive e passa allo step successivo. Clicca su Accedi. Inserisci il nome utente e password di Aruba Drive, precedentemente creati dal pannello di controllo hosting, e accedi. Seleziona Accorda accesso. La sincronizzazione è così attiva. Dalla finestra di dialogo che appare, puoi scegliere una cartella personale in cui salvare i file e puoi selezionare l'opzione di sincronizzazione appropriata in base alle tue esigenze. Infine clicca su Connetti per procedere con la sincronizzazione. Tutti i file sono sincronizzati correttamente e nella cartella in cui hai scelto di salvarli questi vengono identificati dalla spunta in verde. In qualunque momento hai la possibilità di interrompere la sincronizzazione e rimuovere l'account utente configurato. Ti basta cliccare sulla freccia, posta accanto al nome utente, cliccare sui tre puntini indicati e dal menu a tendina selezionare la voce Rimuovi account. Ben fatto! Il tuo account è stato rimosso.